Come guadagnare 65 dollari gratis su Trendex? Come ho fatto? Come usare Trendex per andare a guadagnare in modo completamente gratuito? È fattibile? Tutto ciò in questo video. Benvenuti amici su Guadagnare Facile Gratis. Vi ricordo di lasciare un bel like al video, di iscrivervi al canale e di accendere la campanellina delle notifiche. In descrizione vi lascio anche il link del canale Telegram. Vi ho portato qualche giorno fa questa applicazione, ovvero Trendex, che ci dà la possibilità in sostanza di andare a comprare delle figurine virtuali di giocatori di basket famosi, giocatori di calcio famosi, tra cui troviamo anche Karim Benzema come sponsor di Trendex. Cosa molto importante ragazzi, se passate con il link qui sotto in descrizione avrete la possibilità di andare a guadagnare fino, ma tutto questo per i più culosi, un valore di card di 5.000 euro. Sappiamo benissimo che sarà molto molto difficile, ma con il link qui sotto potrete accedere a 4 card gratuite. Molti di voi si sono iscritti, naturalmente però per accedere alle card gratuite bisogna fare un deposito di 10-15 euro in modo tale che Trendex ci va a sbloccare queste card con un valore complessivo casuale. Sì, questa è la promozione che ci fa Trendex, però naturalmente ragazzi, se andrete ad usare questa applicazione proprio per comprare asset e rivenderli, ragazzi, attenzione, e questo video non è assolutamente un consiglio per iniziare ad investire in questa piattaforma. Abbiamo la possibilità di andare a partecipare a tornei, quindi selezionando i nostri giocatori preferiti abbiamo la sezione tornei, la quale ogni fine torneo possiamo andare a guadagnare dei dollari aggiuntivi. Poi naturalmente Trendex si basa sulla compravendita di giocatori, personaggi famosi, abbiamo anche molti youtuber, e quindi fare una sorta di trading all'interno della piattaforma. Quindi con questo video ragazzi vi voglio far vedere come fare, come prelevare, quanto sono riuscito effettivamente io a guadagnare in un bellissimo tutorial pratico che potrebbe servire a molti di voi. Prima di iniziare ragazzi, fatemi sapere se effettivamente conoscete Trendex e se già la state utilizzando oppure se avete dei problemi al riguardo. Ed eccoci signori e signore, andiamo a vedere un attimo Trendex, come vi balza ora all'occhio in alto a destra. Io ho 65 dollari ragazzi, ho iniziato in modo completamente gratuito, come naturalmente come voi se volete iniziare, quindi ho avuto i miei bonus di 4 carte che valevano intorno ai 15 dollari/20 dollari, ora non ricordo bene, e naturalmente ho partecipato a vari tornei e mi sono scelto anche successivamente delle card, quindi sono andato a fare l'acquisto delle mie card con, diciamo, allora ho fatto un deposito di 15 euro all'incirca, comunque sia 15-20 euro all'incirca. Detto ciò ragazzi, questa è la home di Trendex. Naturalmente qui abbiamo i giocatori principali, comunque vi l'ho fatto vedere bene in un video. Naturalmente ad ora ragazzi io ho in sostanza in carte un valore di quasi 40 dollari, come possiamo ben vedere ho i crediti 25 dollari, ovvero i crediti sono, diciamo, i soldi liberi in sostanza, quindi io potrei andare a comprare anche altre carte. Se andiamo sotto sulle mie carte infatti troviamo ragazzi tipo questo giocatore qui che ho comprato tempo fa, sono riuscito a generare su questo giocatore un 2,61 dollari ad ora. Andando sotto ho quest'altro giocatore di football, un più 3,54 dollari, su quest'altro invece ho sto sotto di loss del 0,23 centesimi di dollaro, su quest'altro giocatore sto in profit di 3,53 dollari, quest'altro giocatore 0,63 dollari, in sostanza ecco l'ultimo giocatore più 4 dollari. Allora ragazzi, naturalmente io se voglio andare a vendere i miei asset sto qui sulla sezione centrale in alto a destra del nostro portafoglio, sui nostri crediti andiamo sotto, abbiamo in sostanza queste sezioni qui sell, quindi facendo sell, cliccando su sell, ad ora io posso andare a vendere il mio giocatore. In sostanza qui farò un ordine a mercato, oppure abbiamo l'ordine su Trendex immediato, però in sostanza questo ci va a dare 0,64 centesimi dollari, quindi io farò in sostanza, ecco qui cliccherò sull'ordine a mercato, abbiamo il market price e in sostanza quello che andremo a ricevere. Qui sotto abbiamo, diciamo, la disponibilità di carte che abbiamo comprato, in sostanza ho comprato una carta sola, adesso metterò una carta e farò sell card, ed ecco qui ragazzi ho venduto la mia carta per 2,62 dollari. Ora ragazzi, naturalmente venderò le altre carte come vi ho fatto vedere ora, vedete, ora venderò anche quest'altra carta e naturalmente le andremo comunque sia a vendere tutte, perché dopo vi farò vedere in sostanza come andare effettivamente a ritirare questi soldi o meno, ok? Quindi sto vendendo anche quest'altra carta a 3,55 dollari, ok?
è andato a buon fine. Ecco, vedete che praticamente il nostro importo sta aumentando naturalmente, ok? Perché ad ora sono $70, quindi naturalmente sono in profitto con molte carte, come vi ho fatto vedere prima. Ora venderò questa di $4. Qui abbiamo a disposizione 4 carte, quindi ad ora metterò 4 carte. Abbiamo un market price di quasi $7, quindi farò sell card. Naturalmente tutte le 4 carte sono vendute ad ora ad un prezzo di $7.59. Quest'altro asset, per esempio, ho disponibile 3 carte per un market price di $6.5 e farò sell card. Prima di andare a farvi vedere le altre cose, andiamo subito alla promozione. Quindi qui sopra sulle tre lineette andiamo su refer friend, abbiamo la possibilità di vincere fino a 5.000 euro in modo completamente gratuito secondo il valore delle carte, in modo completamente casuale. Lo leggiamo anche qui sotto abbiamo il nostro referral link, ragazzi. Voi vi siete iscritti un pochettino, però naturalmente bisogna andare a fare un deposito di almeno, anche come ci dice qui ragazzi, di 15, in sostanza 10 euro 15 euro per ricevere le nostre 4 card in modo completamente gratuito. Se vogliamo andare ad acquistare le card, qui sotto in basso, tornando indietro a destra, qui abbiamo le nostre card. Naturalmente se scegliamo una carta, per esempio diciamo scegliamo questo Ronald Araio, qui abbiamo, non so se è pronunciato in modo corretto, qui abbiamo il diciamo la chart, possiamo mettere a mensile, settimanale, giornaliero. Effettivamente possiamo andare a vedere nel mensile, magari se questo giocatore ora non lo conosco, potrebbe, a secondo, vedete come social trend score, qui è lo score di Trendex, che a secondo in base alla popolarità e alla bravura anche di un giocatore e quant'altro, il prezzo naturalmente avrà un buon engagement e potrà salire. Detto ciò, ritorniamo indietro, per esempio prendiamo Karim Benzema, ragazzi, che è una carta, costa $28.24. qui abbiamo la chart mensile, settimanale, ragazzi, e quant'altro. Comunque abbiamo un social trend score molto alto del 71,24% dato dalla popolarità eccetera eccetera eccetera, come ben sappiamo, tra cui anche sponsor di Trendex. E in sostanza qui abbiamo tutti gli altri giocatori dove possiamo effettivamente andare a acquistare, se vogliamo, la nostra carta. Quindi andremo sul nome del giocatore e naturalmente qui possiamo andare a fare l'acquisto qui sotto su buy cards. Quindi naturalmente dipende da quante carte voglio acquistare. Vedete, una carta per riguardo Karim Benzema costa $28.24, possiamo pagare con i nostri crediti oppure naturalmente possiamo pagare anche in cripto, ragazzi. Abbiamo BitPay, possiamo pagare con Google Pay o la credit card. Ora naturalmente come fare per andare a ritirare il nostro importo? Cosa molto importante che mi sono scordato di dirvi, ragazzi, è che ogni carta tenuta all'interno di Trendex ci va a generare in sostanza degli interessi o dei dividendi, chiamiamole come se fossero delle azioni aziendali. Vediamo qui, ragazzi, ci sono dei dividendi che mi sono stati rilasciati per le carte che ho tenuto fino adesso. Naturalmente ora le sono andate bene, le ho vendute anche per farvi vedere come funziona il tutto. Ora, come fare per andare a ritirare, ragazzi? Semplicissimo, in alto a destra sul nostro portafoglio avremo prima di tutto sulla sezione transazioni gli ordini che sono in attesa di approvazione. Questi sono gli ordini che ho messo a mercato. Naturalmente quando verranno approvati tutti questi ordini potrò ritirare il mio importo. Ma come fare? Andando su Exchange Credit qui in alto. Naturalmente, ragazzi, per fare ciò bisogna prima fare la verifica dei documenti. È semplicissimo, diciamo è quasi immediata, io l'ho fatta qualche giorno fa. Naturalmente qui possiamo andare a mettere il nostro importo e fare un bonifico SEPA zone, diciamo, oppure outside SEPA zone, in sostanza, per capirci meglio, zone europee o diciamo oltre all'europeo, quindi fuori Europa. Naturalmente mettere il nome e cognome, numero di telefono e l'IBAN qui, e poi potremo andare a fare il withdraw. Naturalmente il withdraw minimo è di $55.43, poi non so se questo importo varia a secondo dell'account, ragazzi, che avete. Semplicissimo, bisogna mettere l'importo qui e fare il withdraw. Naturalmente io dovrò aspettare gli ordini a mercato che ho messo in vendita. Detto ciò, amici, spero di essere stato chiaro. Come sempre, grazie di tutto, ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, fatemi sapere nei commenti se effettivamente state utilizzando Trendex. Noi, raga, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.